Spopola lo spot in cui Ruby Rubacuori o Carima pubblicizza l'ultima opera di Alfonso Luigi Marra, avvocato di 64 anni. 63, chiedo da scusa. Poco, pochissimo. Cosentino. San Giovannese, io sono Silano. Silano. E spot che è diventato una sorta di cult, ma che non è il primo in cui c'è un testimonial eccellente per pubblicizzare le opere letterarie dell'avvocato Marra. Qui però c'è una differenza, perché in seguito a questo video, che non è uno spot, questo è un video, 1 miliardo credo di persone, se non 1,5 miliardi nel mondo, perché è stato ripreso da tutti, hanno appreso l'espressione signoraggio bancario primario e secondario. Che sarebbe? Dopodiché credo che... Dopodiché credo che i governi dovranno spiegare loro perché c'è voluta Ruby per rendere noto al mondo che cos'è questa terribile cosa. Però il libro, scusi, si intitola come questo? Il labirinto femminile. Ecco, e come si arriva? Dei grandi temi, dei temi di fondo, e poi il tema di fondo di tutti i miei libri è lo strategismo sentimentale o non. Scusi, io mi sono appuntato 2 righe. La non dialogicità sessuale, sì, e la non orgasmicità femminile sono effetti delle politiche del potere economico per inibire il confronto. Certo, perché il potere economico ha certo, bisogno. Mi scusi, di certo, inibire, me lo dice lei, ma sì, io. Ha bisogno di inibire il confronto. Perché il confronto è rivoluzionario. Il signoraggio bancario che cos'è? Il signoraggio bancario è un fenomeno tremendo e consiste nel fatto che la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve sono private e stampano i soldi al costo della carta e dell'inchiostro, non ci vuole oro, non ci vuole niente, e poi li vendono agli stati. No, scusi. Va bene, no, non dica troppo perché sennò passa la voglia alle persone di leggere il libro. Però la cosa che mi ha incuriosito è che lei ha avuto come testimonia l'ultima Ruby, ma sì, prima ha avuto Lele Mora, prima ha avuto Manuela Arcuri, e in qualche caso questi spot, questi video che testimoniano l'esistenza dei suoi libri per chi ancora non li avesse conosciuti sono anche stati un po' stroncati dalla critica. Penso Aldo Grasso sul Corriere della Sera, insomma non ci è andato leggero ad esempio. Quelle sono le sentinelle del potere bancario, perché vede, noi siamo carichi dentro di noi di certe pulsioni che servono a fermare le cose diverse. Allora quando noi vediamo uno che si vuole diversificare dicendo delle cose diverse, insorgiamo. Io mi devo complimentare con lei, perché tutto il mondo pubblico parla di me, lei è il primo, salvo il mio amico Versace che mi chiama però alle 6 del sì, mattino nella sua trasmissione che vede pochissima gente, lei è il primo che consente di parlare a me direttamente, non che si parli di me. No, ma figurati, avvocato, però ho una curiosità, ma quanto gli è costata questa operazione? Questa è anche, io ho deciso ad un certo punto di trattare i miei libri come un fatto commerciale, ai fini della divulgazione. Deve vendere? No, perché io sono un ideologo in realtà. Allora, in scusi, tutto questo, quanto costa un'operazione del genere? Ma costa alcune centinaia di migliaia di euro. Tenga conto che questa è un'azienda che fa queste operazioni e io poi peraltro sono notoriamente un uomo abbiente, insomma. Ecco, lei ha uno non studio l'acqua calda, in cui no, fa patrocinio in Cassazione. Quanti clienti ha il suo studio? Il mio studio ha 41.000 clienti. Io faccio le cause per l'equo indennizzo per la durata eccessiva dei processi. Ho vinto ora questa causa a Strasburgo. Siamo stati l'autorità giudiziaria strasburghese che, come dire, stendo un velo pietoso. Faccio le cause contro le banche. Ha fatto politica come parlamentare europeo. Sono stato europeo parlamentare per Forza europeo, Italia. Ma non sono un berlusconiano, perché io sono stato candidato ad insaputa di Silvio Berlusconi. Ma nel caso lo sapesse non sarebbe un reato? No, voglio dire, io sono stato candidato perché probabilmente non avrebbe gradito, accettato la mia candidatura. Un'ultima cosa, avvocato Marra. Questo, fermo restando che io non sono di destra perché ritengo che la destra erri nel privilegiare l'individuo, non sono di sinistra perché ritengo che la sinistra erri nel sacrificarlo e non sono di centro perché ritengo che il centro sia un posto a mezza strada tra due errori. Marra? Dove sta l'avvocato Marra? E allora io ritengo invece che credo in una concezione in cui l'individuo sia libero di svilupparsi anche all'infinito, come piace alla destra, purché, come non può che piacere anche alla sinistra. La prego, non sviluppo, è una ringa. Aspetti, sviluppo, lei è abituato a patrocinare in Cassazione. Il suo sviluppo sia funzionale allo sviluppo della società. Punto. Nel ringraziarla per essere stato con noi, caro, mi dica con uno slogan, perché sarebbe giusto leggere Il labirinto femminile, con uno slogan.
Non lo voglio dire. Mi sembra uno slogan precisissimo. Avvocato Marra, grazie. Questo è un tempo più lungo dello spot di Rubi, spero che abbia lo stesso successo. Arrivederci.